Ecco, la nostra aspettativa di avere un costo industriale di un veicolo elettrico che sia analogo a quello di un veicolo a combustione interna è per il 2023. Quando si realizzerà poi di fatto questa parità di costo industriale? Quando avremo la capacità di costruire il veicolo, il motore elettrico più l'inverter più la batteria allo stesso costo di un motore più il cambio più il serbatoio della benzina, perché la restante parte del veicolo di fatto rimane su per giù la stessa. Ebbene, questo tenendo conto di quello che sono l'abbattimento dei costi delle batterie in termini di prezzo per kilowattora di stoccaggio, tenendo conto dell'abbattimento dei costi degli inverter perché le economie di scala consentiranno una riduzione dei costi, ecco, pensiamo che già dal 2023 questa parità verrà raggiunta e questo sarà un ulteriore vantaggio per chi si avvicinerà al mondo della mobilità elettrica.